È stato realizzato nello stabilimento di Borgaro Torinese della ditta Brillada il nuovo impianto che produce asfalto mescolato con polverino di gomma, realizzato con i fondi del progetto europeo Tyrek for Life. Finora l'unico impianto in grado di effettuare tali forniture si trovava in Toscana. Il nuovo impianto ha lo scopo di aggiungere il polverino di gomma al conglomerato bituminoso mediante due tecniche: nel mescolatore a temperatura ambiente, cioè a freddo, e nel tamburo a doppio cilindro, cioè a caldo. In questo secondo caso, il macchinario, condizionando il polverino a temperature elevate, è in grado di garantire una parziale fusione del materiale e quindi una maggiore integrazione tra il polverino stesso e il bitume. Grazie all'attenta attività di laboratorio condotta dal Politecnico di Torino, il nuovo impianto permetterà di aumentare notevolmente la quantità di polverino introdotto senza incorrere in fenomeni di segregazione, avendo inoltre la possibilità di introdurre diverse tipologie di polverino di gomma sul piano della pezzatura, ultrafine e granulato. Finanziato nell'ambito del programma europeo Life Plus, Tyrek for Life è stato varato nel dicembre 2011 e terminerà nei primi mesi del 2015 con un valore economico di circa 3 milioni e mezzo di euro. Ne è capofila la provincia di Torino. Politecnico di Torino e Brillada SNC sono tra i partner. Nell'ambito del progetto europeo Tyrek for Life siamo oggi presso l'impianto di produzione dell'impresa Brillada, dove è stato installato un nuovo prototipo di miscelatore essiccatore, per poter incorporare all'interno dei conglomerati bituminosi gli pneumatici fuori uso. Questo mediante una tecnologia alternativa a quella che è stata già sperimentata nell'ambito del progetto, che è la tecnologia dry, tecnologia mediante la quale il granulato da pneumatici fuori uso viene direttamente introdotto nel mescolatore, andando a realizzare una struttura interna estremamente elastica, caratterizzata da una considerevole durabilità nel caso in cui la progettazione della miscela venga effettuata in maniera adeguata. Seguiranno poi delle stese di prova qui in impianto, nell'ambito delle quali verranno sperimentati anche degli additivi particolari per ridurre le temperature di produzione e messa in opera.